Nel cuore delle istituzioni italiane, una torbida vicenda ha preso piede, svelando l'ennesimo capitolo della saga di compromessi e manovre oscure che infestano il nostro calcio. Stando a queste notizie, questo campionato non deve partire. Ascolta tutto il video e dici la tua. Sostieni il canale iscrivendoti e mettendo mi piace al video. Attiva la campanella per essere aggiornato per primo, è gratis. Il tanto discusso emendamento al decreto sport, proposto dal deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, è stato improvvisamente e vergognosamente accantonato, lasciando un fetore di compromesso politico nell'aria. Il ministro dello sport Andrea Abodi ha ammesso con un certo imbarazzo che si sta lavorando a una riformulazione dell'emendamento, una confessione che non fa altro che sottolineare il cedimento del governo alle pressioni esterne, in particolare quelle della UEFA. La riformulazione prevede lo stralcio del passaggio sul ricorso diretto innanzi agli organi della giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, una mossa chiaramente mirata a calmare le acque e a evitare l'ira del presidente della UEFA, Aleksander Čeferin. Čeferin aveva infatti minacciato di escludere i club italiani dalle competizioni europee, una mossa che avrebbe avuto conseguenze devastanti per il nostro calcio. Mauro Berruto, deputato del Partito Democratico, non ha perso tempo nel denunciare con fermezza questa situazione. Con parole taglienti ha accusato il governo di arroganza e miopia, respingendo tutti gli emendamenti dell'opposizione e rifiutandosi di introdurre un vero sistema democratico per le elezioni nelle federazioni sportive. Berruto ha definito medievale il meccanismo delle deleghe attualmente in vigore, sottolineando l'urgenza di una riforma che possa portare trasparenza e democrazia nel nostro sistema sportivo. Il ministro Abodi non è stato risparmiato dalle critiche. Berruto ha smascherato la sua ipocrisia, evidenziando come il ministro abbia smentito le sue stesse parole su temi cruciali come il limite dei mandati, mostrando che la manovra Abodi era solo una farsa per non far emergere il marcio. Il prolungamento del limite dei mandati ai presidenti federali è stato definito un incredibile principio di incoerenza e Berruto ha messo in luce i rischi di conflitti di interesse nella commissione di controllo dei bilanci del calcio, Covisoc. Con una feroce indignazione, Berruto ha concluso accusando il governo di negare ogni possibilità di confronto, tradendo quotidianamente tutte le altre squadre a favore di una sola squadra. Ha promesso di continuare nella sua opera di denuncia, dipingendo un quadro desolante di un Parlamento ormai svilito di ogni sua funzione da questo governo sordo e autoritario. E tu cosa ne pensi di questa situazione? Sei d'accordo con le accuse mosse da Mauro Berruto? Lascia un commento qui sotto e facci sapere la tua opinione. Ricorda di iscriverti al canale e attivare le notifiche per rimanere aggiornato su tutte le novità del mondo dello sport. Non dimenticare di mettere un like al video se ti è piaciuto e di condividere questo messaggio per diffondere la verità che in TV non dicono.